all'avventura verso il villaggio senza paura. Smile l'ippopotamo ha aperto l'entrata che si spalanca con la risata. Non serve il biglietto ma solo il sorriso. È tutto perfetto, sembra un paradiso. Con Smile l'ippopotamo si fa... Oggi c'ho un sacco di pensieri per la testa. Eh sì, oggi è l'8 dicembre, qua all'asilo non c'è nessuno, sono tutti in vacanza. E io ho cominciato a pensare. E ho pensato che sono partita dal Polo Nord e ho passato l'incantesimo per uscire dal Polo Nord, ma non ho avvisato Babbo Natale e non ho avvisato la mia famiglia di elfi. Sicché saranno molto preoccupati. Allora, questa notte ho scritto una letterina, Ho raccontato tutto a Babbo Natale che sono venuta qui perché voglio capire lo spirito natalizio, voglio conoscere un sacco di bambini. E gli ho scritto una letterina. Io sono sicura che lui, quando leggerà la letterina, capirà tutto. Ma non so come mandargliela. No! Ma stamattina sono arrivati qua Davide e David e ho chiesto loro di trovare la soluzione. Come fare a inviare la letterina che ho scritto a Babbo Natale per dirgli che sono qua, che non si preoccupino. Anzi, ma dovrebbe essere già qui. David! Eccovi! Ciao ragazzi! Allora, avete trovato la soluzione? Ti abbiamo portato il dono. Davvero? Wow, ragazzi, che belli! E cosa sono? Le palloncini con i nomi delle renne. Delle renne? Fammi lì. Freccia? Oh, wow! Donnola, lampo, cupido, ma ci sono tutti, che belli! E quello? Fammi vedere. Cos'è questo? Questo è per Babbo Natale. Davvero? Direttamente abbiamo messo la tua letterina, così potresti mandarla. Fammi vedere. È vero! Dentro c'è la letterina che ho scritto io! Così non si preoccuperanno più! Ragazzi, siete grandi, battete il 5! Sì! Bravissimi! Allora, dobbiamo concentrarci, ma per farli volare fino al Polo Nord bisogna che io ci metta un po' di polverina magica. Aspettate, perché qua, ecco, eccola qui, un po' di polverina magica. Un po' di polverina magica, un po' di volo. Perché loro arrivino fino al Polo Nord, dobbiamo concentrarci, perché lo spirito del Natale è un po' la magia della mia campanella, ma anche nei vostri cuori. Loro arriveranno al Polo Nord solo se voi ci credete. Voi ci credete? Sì! Siamo pronti? Sì! Li facciamo volare? Sì! Pronti? Partenza? Vai! Ciao amici! Ciao! Ciao, arrivati fino alla Babbo Natale! Ciao amici! Ciao! Buon viaggio! Buon viaggio amici! Wow! Li vedete? Sì! Li vedete ancora? Sì! Io adesso non li vedo più. Nemmeno io. Ma anch'io. No. Sono andati! Wow! Intanto siamo pronti per raccontare la storia? Sì. Allora, per raccontare la storia, come sempre, dobbiamo fare la nostra filastrocca per arrivare nel mondo della fantasia. E la nostra filastrocca fa direttamente così. Dritto, dritto, poi sei stella a sinistra, fino alla luna, giro a destra. Giù dalle nuvole, come per le scale, atterro sulla neve, pum! Meno male. Alzo la testa, mi tocco il naso e al Polo Nord io sono arrivata. Buongiorno, Babbo Natale. Buongiorno, Babbo Natale. Oh, buongiorno, ragazzo mio. Cosa vorresti ricevere quest'anno? Una casa delle bambole. Ho appena regalato l'ultima che avevo. Aspetta un momento, Taglio qua. Questo è il mio cappello. Ecco qui. Allora,
Che ne dici di questa che ho fatto con il mio cappello? Wow! Grazie, Babbo Natale! Chiesto. Miau, un'altalena. Oh, proprio come pensavo. Nel sacco non ne ho più neanche una. Ah, non è grave però. Ho un'idea. Fammi togliere gli stivali e poi troviamo una soluzione. Con i miei pantaloni, reggiti forte, si vola! Miau, grazie Babbo Natale. Babbo Natale. Oh, ma sei cresciuta ancora. Allora, cosa mi hai portato? Un vestito da supereroe? Oh, accipicchia. Non ne ho più. Cosa posso fare? Beh, allora, regalami un vestito da Babbo Natale. Così imparo a voler accontentare tutti i bambini. Ora non sono più vestito. Oi, bambini! Babbo Natale, aspetta! Babbo Natale, aspetta! Anch'io ho un regalo per te. È il vestito dell'anno scorso. Non mi va più bene. Se lo vuoi. Oh, grazie mille. Con questo vestito avrò meno freddo. Intanto, mentre Babbo Natale arriva, in una casetta lo stanno aspettando. Eccolo! Eccolo! Attenzione! Attenzione, siete pronti? Siete pronti? Uno, due, tre... E... Buon Natale! Cucù! E questa era la storia di oggi, 8 dicembre. Questo Babbo Natale è così generoso che alla fine rimane un po' in mutande, come si suol dire. Ma è veramente lo spirito natalizio, quello di donare. Noi ci salutiamo qua. Mi sa che voi dovete tornare dalle vostre famiglie, altrimenti, come dire, ci scoprono che siamo qua. Sempre segreta è questa cosa, vero? Sì. Vero? Promesso? Promessa. Promessa di elfo? Sì. Promessa? Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao. Alla prossima! Il villaggio senza paura, Smiley Popotamo ha aperto l'entrata che si spalanca con la risata. Non serve il biglietto ma solo il sorriso, è tutto perfetto, sembra un paradiso. Con Smiley Popotamo si impara a giocare, si impara il rispetto, si impara ad amare. Non avrò paura di crescere e imparare e di aiutare il mondo senza brontolare, che con un sorriso la vita è più serena e grazie a una risata si supera ogni pena. E questo è il bel messaggio che insegnano al villaggio, e questo è il bel messaggio per diventare saggio, perché con un sorriso si vive in allegria, e dove c'è allegria